E benvenuti in questo nuovo video. Questa volta ho scelto di fare un abito, un tema un po' natalizio, quindi molto colorato e maculato, come vedete, già appunto lo sto indossando, ma adesso vi faccio vedere come l'ho realizzato e soprattutto cosa ho usato per realizzarlo. E io ho il kit di taglio d'oro e di 280 modelli. Questo qua ed è il kit completo con tutti gli accessori che vi occorrono appunto per realizzare i cartamodelli con solo due misure. Quindi basta avere due misure, quindi quello di circonferenza seno e circonferenza fianchi. La circonferenza seno la usate per realizzare i cartamodelli dalla vita in su, mentre quella dei fianchi per i cartamodelli dalla vita in giù, quindi pantaloni, gonne, il sotto dell'abito, eccetera. All'interno del kit completo trovate il metro. Questo è un metro particolare che trovate solo da Taglio d'Oro e vi consente di realizzare appunto i cartamodelli solo con la misura della circonferenza fianchi e della circonferenza del seno. Quindi tramite questo accessorio qua, poi c'è il metro. Io ho realizzato questo qua, questo abito qua. Quindi ovviamente l'ho un po' modificato in base ai miei gusti, e però la forma è questa, il cartamodello è di questo abito qua. E dietro ci sono i cartamodelli che potete sviluppare. Quindi questa è la rivista numero 314. Le riviste sono trimestrali e le potete ordinare direttamente sul sito di Taglio d'Oro www.tagliadoro.ch. Quindi adesso vi faccio vedere il tutorial su tutto il procedimento, quindi come ho fatto a realizzare i cartamodelli e poi a tagliare il tessuto e a finire l'abito, appunto. Questo è il figurino dell'abito che andrò a realizzare e sotto c'è scritta la misura del tessuto che mi occorre. È il figurino numero 90 della rivista 314. Dietro il disegno del figurino troviamo il disegno dei cartamodelli in miniatura con le varie lettere che caratterizzano appunto la posizione del cartamodello, per esempio se è davanti, dietro, eccetera. Inizio con la manica e posiziono la misura della circonferenza del seno. In questo caso il 94. E vado a fissare la puntina sulla X. E poi faccio un giro del metro attorno alla puntina segnando tutte le misure che sono scritte sulla diagonale. Le diagonali le trovate nel disegno del cartamodello in miniatura. E poi unisco tutti i vari puntini. Sto usando i righelli che si trovano nel sito di Taglio d'Oro, che facilitano questo lavoro, cioè l'unione dei puntini, lo fate proprio in 2 secondi. Mentre per i cartamodelli dalla vita in giù uso la misura del fianco, nel mio caso è 100, e punto la X, quindi fisso il metro sempre con il puntino sulla X e faccio lo stesso lavoro che ho fatto con la manica. E per fare questo vestito userò questo bellissimo, coloratissimo tessuto raso maculato, però un maculato un po' moderno, ecco, non è il solito maculato, perché mi piacevano questi colori che stanno un po' di Natale. E vado a piazzare tutti i cartamodelli che ho ritagliato senza il margine di cucitura, quindi il margine di cucitura lo aggiungo dopo. Per esempio la manica la faccio più lunga, perché nel cartamodello era un po' a 3/4 e poi aggiungo il polsino che è questo qua, quindi di 6 centimetri. Ritaglio tutti i cartamodelli, quindi faccio il piazzamento sul tessuto e lascio il margine di cucitura. Il tessuto lo metto in doppio, dritto contro dritto, in questo caso è il dietro
che c'ha la pence dietro sulla schiena, e poi il davanti invece è sul centro davanti è unito, mentre sul centro dietro era diviso il tessuto perché metterò poi la zip. Ma sono tutte indicazioni che comunque trovate sui cartamodelli, quindi anche là il posizionamento della zip. E poi ci sono tutti i telini della gonna. La gonna è composta da diversi telini, è una linea un po' svasata. E anche i telini sono messi in doppio. Dopo aver tagliato i tessuti, i vari tessuti, vado a assemblare tutti i pezzi. Dopo tagliare i cartamodelli sul tessuto, ho messo il dritto filo, quindi ho seguito sempre la linea del dritto filo. Anche questa indicazione la trovate sui cartamodelli di taglio d'oro. Questa è la parte davanti della gonna, quindi vado a cucire i vari pezzi e questo è il dietro. Nel centro dietro poi ci sarà la zip. Ho usato questi colori qua, quindi ho fatto un piazzamento particolare sul tessuto per avere proprio questo effetto di queste strisce con colori diversi. Per assemblarli faccio un punto dritto e uno zigzag per rifinire. E questa è la parte dietro, quindi lascio la parte centrale aperta che poi la chiuderò verso la fine quando dovrò mettere la zip. E questo è invece il busto del vestito. Quindi la parte superiore e quella aperta è il dietro. E vado a unire i laterali in primis e poi le spalle. E vado a chiudere le pence dietro. Mentre continuo ad assemblare la gonna che già sta prendendo forma, quindi non mi rimane che unire i laterali della gonna. Dopo la manica la piego su se stessa e vado a cucire sul laterale, quindi la parte aperta la chiudo con un punto dritto dal polsino al giro manica e poi segno la parte davanti della manica perché si ci può confondere facilmente, infatti metto una V per indicare la parte che va davanti della manica. Questo è il busto del vestito e ho arricciato leggermente davanti, come mi indicava il disegno del cartamodello. Poi vado a chiudere le pence dietro. Per arricciarlo, ho fatto un punto dritto largo e ho tirato il filo, e questo è l'effetto che si ottiene, quindi lo potete arricciare poi quanto volete. Sulle maniche ho segnato la V per indicare la curvatura del davanti e vado ad inserirle nel busto. Quindi questo è il busto del vestito e il dietro, quindi ho chiuso le pence e adesso vado a inserire le maniche. Le maniche sono leggermente arricciate alla parte sopra, quindi ho fatto un punto dritto e l'ho tirato. Questo è l'effetto che ho ottenuto. Poi con gli spilli inizio ad assemblarlo. Faccio un'imbastitura.
così posso anche provarlo e poi vado a cucire. Questo è il dietro del vestito che ormai è già quasi tutto assemblato, quindi vado a mettere la zip. Vado a fissarlo unito anche il busto con la gonna e le maniche le ho imbastite. Quindi ho unito tutte le parti, al momento le ho imbastite, quindi imbastisco tutto così faccio un'ultima prova se c'è qualcosa da sistemare e poi vado a cucire il tutto. Ho fatto anche la paramontura del colletto, sia davanti che dietro. E poi ho tagliato il polsino dove poi inserirò un elastico largo. E questo è il risultato. Quindi l'abito è terminato. Come vedete, l'effetto dei colori è molto bello. Ho finito il polsino. Quindi ho fatto un doppio giro e l'ho fissato poi alla manica. E questo è l'effetto. E poi anche per fare il bordino della gonna ho fatto un doppio giro. Poi ho messo la cintura. Ho realizzato questa cintura per così abbellire di più il vestito. E adesso vi faccio vedere come risulta indossato. Ho messo anche degli strass che è così come se fosse una collana. È un abito che rispecchia in pieno il Natale nei suoi colori, nel suo modo così ottimistico di vedere la vita, nella sua pienezza, e a me trasmettono questo, i colori del Natale. Quindi è un abito sicuramente particolare, anche se la linea era semplice, ma l'ho reso più particolare con appunto questo tessuto molto colorato. Come vedete, la gonna ha una linea svasata, evidenziata da questi telini che ho realizzato con questi colori diversi sfumati. Bene, fatemi sapere se questo abito un po' particolare, così a tema natalizio, vi è piaciuto e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mi trovate su YouTube e sui social sempre come Diana Toto e mettete pollice in su se volete vedere nuovi video tutorial. E anche per questo video è tutto, vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!